Ora, buonasera a tutti quelli che si dovessero essere collegati per questa breve presentazione sulle modalità di utilizzo dei sistemi di pagamento digitali di autenticazione nella Regione Marche. Una piccola premessa per chiarire da dove partiamo. Nell'ultimo anno si sono verificate alcune modifiche normative che hanno portato a delle importanti variazioni nella modalità con cui si interagisce con i servizi digitali della pubblica amministrazione. In particolare, penso che molti abbiano sentito parlare del fatto che SPID è diventato il principale sistema di autenticazione con il quale i cittadini possono interagire con i digitali della pubblica amministrazione. Ad esempio, immagino che molti si siano resi conto che per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate piuttosto che dell'INPS, piuttosto che dell'INAIL, le vecchie credenziali basate sull'utilizzo dei PIN sono state gradualmente dismesse ed attualmente è necessario utilizzare le credenziali SPID. Questa non è una cosa che è limitata a questi siti della pubblica amministrazione, ma è un obbligo ormai di tutti i siti della pubblica amministrazione dal 28 febbraio del 2021. Qualcosa di simile è accaduto anche nell'ambito dei pagamenti digitali. A partire dal 28 di febbraio di quest'anno, le pubbliche amministrazioni possono accettare come modalità di pagamento diverso dal contante, esclusivamente i pagamenti che transitano attraverso il circuito PagoPA. Un'altra novità con cui abbiamo in molti avuto a che fare nell'ultimo anno è l'app IO, che è un sistema che permette di effettuare delle notifiche da parte della pubblica diverse, dirette ai cittadini, relative ad argomenti più diversi, possono essere notifiche relative a stati di fatto, piuttosto che a pagamenti, piuttosto che qualcuno avrà anche avuto modo di acquisire tramite app, ad esempio il Green Pass o in passato il bonus vacanze. Quindi anche la Regione Marche si è adeguata a queste novità tecnologiche e ha messo in campo un progetto apposito chiamato Digipalm, acronimo che sta ad intendere digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali delle Marche, con il quale ha accompagnato gli enti locali, in particolare i comuni del territorio della regione, nell'adozione di queste nuove tecnologie. Passo ora la parola al collega David che vi spiegherà più nel dettaglio come queste piattaforme, queste tecnologie funzionano e come debbano essere utilizzate. A te la parola, Davide.